Il piccolo borgo medievale di Monte del Lago, nel comune di Magione, con le sue splendide ville storiche affacciate sul Trasimeno, i suoi giardini e le sue piccole piazze, è stato per il secondo anno consecutivo il suggestivo scenario del Festival delle Corrispondenze. Organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito del Premio Letterario Nazionale Vittoria Aganor Pompili, giunto alla 14ª edizione riservato a lettere e carteggi, il festival ha visto alternarsi per 3 giorni eventi musicali, teatrali e letterari, degustazioni ed escursioni. Un festival dedicato ovviamente da sempre ai due personaggi di questo territorio, Guido Pompili e Vittoria Aganor, ma comunque nel corso del tempo, nel corso degli anni, la manifestazione ha coinvolto una serie di attività che vanno dalla letteratura alla poesia, allo spettacolo e quindi manifestazioni di carattere culturale. Tra i tanti appuntamenti in programma è stato anche presentato un carteggio inedito tra i marchesi Guglielmi e coniugi Aganor Pompili, da cui emerge il fasto dei primi del Novecento, quando a Isola Maggiore, parola di Vittoria Aganor, arrivava tutta la nobiltà dell'epoca. Per quanto riguarda il premio intitolato proprio alla poetessa veneta, a vincere la sezione dedicata alla pubblicazione di carteggi è stato Daniele Morante, curatore del volume L'amata, lettere D e A, Elsa Morante. A Giulia Dominici di Milano è andato invece il premio della sezione riservata a componimenti in forma di lettera, mentre per i componimenti brevi il premio è andato a Rosalba Vitolo della provincia di Caserta. Noi vogliamo promuovere quelle che sono poi le specificità dei carteggi tra i vari personaggi dell'Ottocento e del Novecento, ma vogliamo comunque anche valorizzare il territorio del comune di Magione, del lago Trasimeno, proprio perché possiamo pensare e credere che si possa comunque lavorare, promuovere e quindi offrire una ospitalità ad un turismo che il lago Trasimeno in questi ultimi anni sta vivendo in forma positiva, quindi un turismo dedicato all'arte, dedicato al paesaggio, all'ambiente, alle bellezze storiche e architettoniche che le colline del lago Trasimeno offrono